Siamo in compagnia del cavaliere Daniele Beghini del Centro Ippico Le Palme. Com'è andata allora? Abbastanza bene, è stata una discreta giornata. Nella 35 faccio un errore al penultimo salto e insomma comunque è andata bene, nono. Nel secondo nella 25, nella gara a fasi. Insomma direi che alla fine è andato tutto molto bene. Bene, generalmente come va la situazione? Com'è la situazione? Bene, per me bene, sono contento, abbiamo fatto i campionati veneti 2 settimane fa, Triveneti, e ho fatto 3 giorni 0 piazzandomi sempre bene, anche l'ultimo giorno arrivando sesto insomma nella finale. Posso chiederti quali sono i vostri rapporti a livello di centro ippico con il comitato regionale? Buoni, ci sentiamo spesso, anche per delle informazioni. Abbiamo un buon servizio, secondo me qua nel Veneto è abbastanza buono, insomma, ecco. Ecco, e per quanto riguarda invece la Federazione Italiana Sport Equestre? Insomma, ci sarebbe un po' da migliorare, si potrebbe parlarne per un po', insomma. Ecco. Forse per il commissariamento, per il buco? Per il buco e tutto quello che insomma la riguarda a quel livello lì, insomma. Senza entrare troppo nel merito, ecco. Ecco, personalmente si sa, sono cose che si sanno alla fine. Personalmente caldeggi le elezioni del nuovo presidente? Sì, personalmente sì, anche perché non rifiutarsi di andare al voto è peggio, perché comunque dobbiamo trovare una soluzione. Ci vorrebbe qualcuno che lo facesse veramente con passione e perché lasciasse un segno anche per un domani, insomma. Questo qualcuno chi potrebbe essere? Ti dico i nomi dei 4 candidati alla presidenza, che sono Antonella Dallari, Marco Di Paola, Cicco Galeazzi e il cavaliere Orlandi. Allora, io li stimo tutti, non ho una preferenza di amicizia, li stimo tutti. Hanno tutti dei programmi buoni, secondo me la parte più difficile è metterla in atto con serietà, cioè senza farci travolgere da altre cose, insomma. Ma quali caratteristiche dovrebbe avere secondo te un buon presidente? Determinato, e se non riesce a fare quello per cui si è prefisso nel giro di 6 mesi, dimettersi. Così dà un segnale anche a tutto il mondo equestre e dire non si può far niente, qua siamo bloccati. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie.